Un pool di esperti è salito sulla nave incagliata intorno alle 11. Ha il compito di esaminare la situazione e dettare le prossime procedure. Le condizioni di mare sarebbero anche favorevoli a far entrare in azione i rimorchiatori, ma tutto dipende dallo stato in cui si trova la nave, alla deriva davanti alla rotonda di Ardenza. La nave, per agevolare i controlli, è stata posta sotto sequestro. Questo comunque non pregiudica l'eventuale rimozione della nave. A bordo anche un consulente della procura per acquisire i documenti di bordo e regist le registrazioni utili alle indagini. A 5 anni dal naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio, il maltempo ha dato vita a un altro episodio simile, stavolta a Livorno. Una nave mercantile, cargo, di 128 metri si è incagliata in mare a 200 metri dalla costa. Questa nave era in attesa di entrare nel porto di Livorno per caricare la merce, ma i vari venti della mattina che hanno variato dal libeccio al maestrale hanno arato le ancore e hanno che si stabilizzavano sul fondale. Qualcosa non andava per il verso giusto. I militari lo hanno intuito pochi minuti prima, guardando la rotta che il mercantile stava disegnando sulla mappa interattiva, collegata al sistema di controllo automatico del traffico marino. Dicono, facevano una sorta di zigzag come se stessero andando alla deriva, raccontano. È per questo motivo che, nonostante le assicurazioni da parte del comandante del porto, sono partite le motovedette della guardia costiera e un rimorchiatore. Quando siamo arrivati vicino al cargo, era ormai troppo tardi per tornare indietro, hanno spiegato al magistrato di turno. Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, ha commentato: stiamo costantemente monitorando la situazione della nave incagliata. Il cargo Sigma, 128 metri di acciaio, battente bandiera liberiana e con a bordo 18 persone d'equipaggio e nessun carico.